Facciamo un passo indietro, torniamo all'assemblea di Federchimica che si è svolta ieri a Milano con il servizio di Ilaria Tettamanti. Unico obiettivo deve essere la crescita puntando sul manifatturiero, il solo in grado di rimettere in moto l'economia perché acquista beni e servizi prodotti dagli altri settori. Così il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, all'assemblea annuale di Federchimica, quest'anno dedicata al tema della sostenibilità perché la via giusta è la crescita sostenibile, ha detto il presidente Cesare Puccioni, che nella sua relazione ha evidenziato le criticità come il calo della domanda interna pari a meno 6% nel primo quadrimestre del 2013, ma anche i punti di forza, come l'aumento delle esportazioni in linea con gli altri paesi europei e la capacità di innovarsi e specializzarsi. Sgravare le imprese dall'enorme carico burocratico, solo così si fa vera tutela ambientale, ha affermato Puccioni, aggiungendo però che la chimica non è il problema, ma la soluzione, e ha spiegato il perché. Innanzitutto è una soluzione per la sostenibilità ambientale. La chimica continua a soffrire di un'immagine di inquinatrice, che è un'eredità di un passato ormai assai lontano, quando c'erano altri processi produttivi, altre norme e altre erano le priorità sociali, come la crescita dalla povertà e la crescita a qualsiasi costo. Da ormai 20 anni pubblichiamo nel nostro rapporto Responsible Care i risultati dell'impegno delle imprese. Un solo dato: Dall'89 a oggi le emissioni complessive di aria sono diminuite di oltre il 90%. Oggi si parla molto di energia. La chimica italiana ha ridotto le emissioni di gas serra del 67% rispetto al 1990, superando già l'ambizioso obiettivo fissato dall'Unione Europea per il 2020. Ancora più importanti sono le riduzioni di emissioni di gas serra. A sottolineare il peso della chimica per la Lombardia e l'impegno della regione in questo campo, lo stesso governatore Roberto Maroni. C'è una serie di indicatori che ci dicono quanto la chimica sia importante per la Lombardia. Uno di questi è l'indice di specializzazione della regione nei vari settori industriali. Al primo c'è appunto la farmaceutica, al secondo la chimica, poi gomme plastica, che sono settori che fanno comunque un'azione comune con la chimica. La Lombardia, da questo punto di vista, poi in Europa svolge un ruolo da protagonista. È un settore che voglio guardare con attenzione, è un settore che voglio sostenere. Non ho titolo e non ho competenze come Presidente della Regione per occuparmi di tutte le questioni che riguardano le vostre imprese, ma alcune sì, alcune competenze ce le ho. Su questo terreno abbiamo già preso numerose iniziative, ne annuncerò una nei prossimi giorni assai rilevante, ci lavoriamo da 2 mesi, un pacchetto di misure finanziarie, di sostegno economico e di sviluppo per le imprese che riguardano e riguarderanno anche le imprese che voi rappresentate, proprio perché sono una componente fondamentale. Un'altra misura che voglio prendere e a cui stiamo lavorando è l'investimento da parte della regione sulla ricerca e sullo sviluppo. L'obiettivo ambizioso che ho è quello di arrivare entro la legislatura a raddoppiare la percentuale di PIL che è dedicata oggi alla ricerca e allo sviluppo, che è l'1,6%, e arrivare al 3%. Il terzo obiettivo, che è stato adesso richiamato e mi fa piacere dal Presidente, è la lotta ai costi della burocrazia. Noi viviamo vicino ad un paese extracomunitario, la Svizzera, dove la burocrazia è praticamente azzerata, oltre ad avere una pressione fiscale più bassa. Vorrei proporre anche alla vostra federazione di lavorare insieme sulle autorizzazioni ambientali, quelle che riguardano la regione, non riguardano solo la regione, con lo scopo di ridurre i tempi, di azzerare i tempi. Io parlo di burocrazia zero. E io penso che, se il Presidente è d'accordo,
possiamo rapidamente costituire un gruppo che lavora in questa direzione con l'obiettivo, nel rispetto delle normative ambientali, e guardo l'amico Realacci ovviamente, però si può fare tutto, si può fare il rispetto senza costringere le imprese ad aspettare mesi o addirittura anni per fare quello che è il loro lavoro, il loro mestiere, cioè aprire le sedi produttive.